quinta edizione del Festival di Cultura Giapponese, siamo nell'anno 2023, tantissime le iniziative, si inizia con una serie di proiezioni che cercano di far capire, entrando, nella cultura, nello specifico della cultura giapponese. Allora, si tratta di due film, di cui uno pluripremiato, capolavoro della cinematografia moderna, che... ecco, serve ad apprendere qualcosa in più della cultura giapponese, della delicatezza d'animo che contraddistingue questo popolo e due sei argomenti tabù. Ma nel corso di queste giornate noi avremo modo di approfondire qualcosa in più. Avremo veramente dalla storia del Giappone, con le pillole del Giappone, ai bonsai, alla storia, ai kimoni, veramente un susseguirsi di iniziative fantastiche. Importantissima la locandina, perché è tutto su prenotazione tramite mail cultura@comunedicivitavecchia.rm.it. Sarà importante prenotarsi. Un ringraziamento alla fondazione, sempre vicina alle nostre iniziative, e consentitemi di dire che il nostro gemellaggio con i Shinomagi, con il Giappone, con questo paese così lontano, è importante per studiare la nostra storia. A volte si pensa a questi festival, insomma, che sono ospitati da città come Milano e Roma, e in realtà Civitavecchia offre veramente tanto la nostra cittadinanza. Spero che tutti i civitavecchiesi possano passeggiare presso la cittadella della musica e assaporare questa cultura giapponese. Importante anche perché è una visione del Giappone nuova, anche molto giovanile, perché come sappiamo il Giappone si è aperto alla cultura occidentale. Lo dobbiamo dire, è una cosa anche per i giovani, quindi invitiamo tutti i giovani alla partecipazione di questo evento. Una volta la fondazione è presente, un mondo legato alla cultura, e allora questa volta parliamo del Giappone. La fondazione segue da sempre il Festival di Cultura Giapponese. Non c'è bisogno di andare a Roma o a Milano per vedere un festival di questo genere, perché al Festival di Cultura Giapponese che si terrà a Civitavecchia non manca assolutamente nulla. Si va dalla cultura del bonsai al kimono, caratteristico abito giapponese. Ci saranno gli spettacoli che riguardano il teatro di carta, il teatro dei samurai, i tamburi, non manca veramente nulla, per cui la fondazione è soddisfatta di aver partecipato anche quest'anno.